L'associazione femminile della CIA dal Trentino alla Sicilia ha scelto una pianta simbolica e si è mobilitata per sensibilizzare i cittadini sul valore dell'agricoltura e dell'ambiente contro i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, ma anche sull'importanza del lavoro, in primis quello agricolo, contro la violenza di genere. L'associazione ha dato appuntamento a Corigliano per celebrare la festa della donna con la campagna Piantiamola. Piantiamola, ha il doppio senso della parola, cioè piantiamo una pianta in onore di una vittima della violenza. Quindi oggi abbiamo deciso in questo parco di dedicarla a Fabiano Luzzi, che appunto non ha avuto il tempo di vivere la sua vita. Piantiamola però con la violenza di genere. L'iniziativa ha previsto la messa a dimora di un albero nel parco dedicato a Fabiana Luzzi, la sedicenne coriglianese uccisa nel 2013 a coltellate dal fidanzato 17enne al culmine di una lite per gelosia e data alle fiamme quando ancora era viva. Nella giornata della festa delle donne, la vostra associazione si adopera per una donna che purtroppo non ha avuto il tempo di vivere la propria vita. Sì, oggi è la festa delle donne, quindi una giornata dedicata a tutte le donne e noi come centro antiviolenza Fabiana de abbiamo dedicato il nostro centro appunto a questa piccola giovane donna cercando di fare ciò che non è stato fatto per lei, per tante altre donne che subiscono violenza. Per cui siamo qui oggi insieme alle altre associazioni per questa iniziativa proprio per promuovere la cultura della non violenza e cercare di mandare il messaggio a tutte le donne. Il messaggio di chiedere aiuto, noi esistiamo e prendete, diciamo, il centro antiviolenza Fabiana come punto di riferimento perché potrebbe aiutarvi in tutte le vostre situazioni di violenza che subite per dir basta, diciamo, a tutte queste situazioni. Sarà la festa della donna quando non ci saranno più donne uccise, picchiate, sicurate, molestate da qualcuno che dice di amarle. Diciamo che forse si parla di queste cose in pochissime occasioni. Ci ricordiamo di festeggiare la donna il giorno dell'8 marzo, ma ricordiamoci che la donna è stata consacrata come tempio di vita, per cui andrebbe rispettata sopra ogni essere umano. Io oltre ad augurare buona festa della donna a tutte veramente le donne, le ragazze, mi stringo forte alle famiglie di chi ha subito perdite, di chi è stato vittima di violenza. La manifestazione di oggi è veramente piantiamola di fare violenza, cioè piantiamo una pianta di speranza. Presenti autorità agricoli della CIA, rappresentanti dell'associazionismo antiviolenze, imprenditrici agricole della Calabria. L'associazione è da sempre impegnata nella sensibilizzazione della società civile ed istituzionale in relazione ad un tema così delicato, dichiara la Presidente regionale Antonella Greco, si propone di lanciare un importante messaggio che si impernia sul rispetto della vita. Piantare un albero è importante, è l'inizio di una nuova esistenza di cui noi siamo artefici e che continua attraverso le nostre cure, le nostre attenzioni che permettono alle radici di crescere forti e di rappresentare quella stabilità alla base dei rapporti umani e di genere. L'attività di questa giornata dell'associazione non si limita soltanto a Corigliano, ma che cosa succede nel resto poi della giornata? Tutta l'associazione Donne in Campo vuole continuare questa iniziativa nella Fiera di San Giuseppe a Cosenza, che si terrà dagli 16 al 20 di marzo. Verrà istituito un gazebo dove verranno vendute delle piantine e il ricavato verrà devoluto interamente all'associazione di Fabiana Luzzi, anche per poter fare insieme a loro dei progetti per poter continuare a portare avanti questo nostro progetto della violenza di genere.